scendono in campo per la Vista Nova Simpli Roma col numero 5 Casale, col numero 9 Argenti, col 11 Iannilli, col 12 Lerini, col 13 Fiorucci, col 15 Staffieri, col 16 Pierangeli, col 18 Barracco, col 20 Lucarelli e col 22 Cori. Allenatore Marco Martiri, la squadra di vice Marco Ravaioli. Comunque ho trovato una roba bellissima che vinciamo, la locuzione della... Per la Global System Italia Spavi scendono in campo col numero 4 Francesco Forti, col 5 Rodolfo Robertoni, con l'8 Luca Fontecchio, con 10 Joel Myers, con 11 Edoardo Giovanna, con 12 Andrea Bartolucci, con 22 Luca Agatensi, con 23 Alberto Pippi, con 25 Matteo Chiarelli, con 34 Giacomo Cipogliani. Allenatore Giampaolo Di Lorenzo, coadiuvato da Marino Ambelli e Alessandro Moschini. La Global System Tigers voglio augurando a tutti buon... Finita la partita, mi vai a prendere l'allenatore di Roma, perché te lo portiamo sulla stampa come l'altra volta, dai. Okay. Serie B Citroen, stagione 2016-2017, girone C, tutto pronto quasi per la palla 2 che vedrà opposte la Global Systems Forlì e la Vis Nova Roma per la terza giornata del girone di andata, seconda partita casalinga per i Tigers di coach Di Lorenzo, che arrivano a Forlì dopo la splendida vittoria di domenica scorsa sul difficilissimo campo di Cefalù, un campo che pensate è caduto dopo quasi due anni. Ci sono voluti i Tigers di coach Di Lorenzo, che hanno disputato un match frutto del lavoro della settimana, una vittoria importante perché durante la settimana coach Di Lorenzo ha lavorato su quelli che sono stati gli errori commessi all'esordio casalingo contro Virtus Cassino. Ne è nata una ottima vittoria frutto del lavoro sporco dei lunghi forlivesi e di una splendida prestazione di Capitan Rombaldoni. Al mio fianco, ovvero al fianco di Massimo Frambos, il sottoscritto che vi racconta le partite casalinghe dei Tigers, c'è Giulia Lazzarini, compagna di viaggio per questa stagione, che peraltro era giù a Cefalù, dove mi dicono insomma
Tigers, essere stati accolti con veramente tantissima sportività e grande spirito di ospitalità. Buonasera a tutti, assolutamente sì, io sono stata testimone oculare della prima vittoria di questo campionato per i nostri Tigers, grandissima partita disputata sia dai nostri giocatori che dai giocatori avversari di Cefalù, e mi è piaciuta molto anche la sportività con cui siamo stati accolti dalla tifoseria, notoriamente molto calda. Bene, allora siamo prossimi ormai alla palla 2 con i quintetti che vanno a prendere posizione in campo. Vediamo già Giulio Casale con il numero 5, poi il numero 9 Francesco Argenti, sta per prendere posizione in campo anche Matteo Pierangeli. E esordisce anche in quintetto base Valerio Staffieri. Fino a questa partita Valerio Staffieri è sempre partito dalla panchina, mentre viene osservato un minuto di silenzio per la tragica scomparsa del sedicenne di Trieste. E ci uniamo ovviamente al cordoglio di Trieste, che è il cordoglio di tutto il mondo della pallacanestro italiana. 16 anni, un infarto sul campo, è un qualcosa che non vorremmo assolutamente mai dover commentare. Rientriamo ovviamente in diretta con le squadre già sul campo, pronti per la palla 2 che verrà contesa da Iannilli e da Cicognani. Per quanto concerne la formazione di coach Di Lorenzo, dicevamo di Valerio Staffieri, giocatore che proviene dalla Eurobasket Roma, dalla promozione dello scorso anno di Eurobasket Roma, insieme a Giulio Casale. Quindi sono due acquisti veramente importanti per una Vistanova Roma che si presenta all'inizio del campionato di Serie B dopo aver vinto il campionato di Serie C lo scorso anno, anche con la Coppa Italia. Ma è il momento di andare in diretta, parleremo di Vistanova Roma anche più tardi. La palla è in punta per Forti, si va sotto da Cicognani, chiuso da Iannilli, prova il tiro Matteo Ghirelli che non prende nemmeno il ferro e subito in transizione Vistanova Roma con Argenti non riesce a concretizzare il rimbalzo difensivo, poi prova l'incursione Francesco Forti e a rimorchio la schiacciata di Cicognani, che però non viene convertita in punti perché è stata ravvisata un'infrazione di passi, evidentemente nell'incedere nella corsa ha commesso infrazione di passi il pivottone forlivese. Allora è Staffieri a comandare il gioco per la Vistanova Roma, che fa girare palla sugli esterni, si va subito in post passo dal gigantesco Iannilli, che lo ricordiamo anche in maglia Forti Tudo, il lungo di Vistanova Roma. C'è però il recupero forlivese, Rombaldoni prova, è solo da due, però va a segno, ed è questo l'importante per la formazione di coach Di Lorenzo, che deve ora difendere sull'ennesimo tentativo in attacco di Vistanova Roma. E Francesco Forti comincia fin da subito a farsi riconoscere per le sue palle rubate, non riesce però a recuperare la maniglia, ne nasce l'ennesimo tentativo offensivo di Roma che non va a segno. Vistanova che ora si deve difendere dall'attacco dei Tigers, che provano con Luca Fontecchio, che trova però solamente il rimbalzo sul ferro, e allora subito dall'altra parte prova l'incursione e trova i primi due punti ospiti Matteo Pierangeli. 2-2 quando siamo a 8-17 dalla fine del primo quarto, un primo quarto che è partito, direi Giulia, in modo scoppiettante. Assolutamente sì, Tigers molto combattivi, evidentemente galvanizzati ancora dalla vittoria in trasferta.
Vittoria in trasferta che però non deve assolutamente far cadere i ragazzi di Corso di Lorenzo nel tranello di sentirsi a panza piena. Visnova arriva al Villa Romiti con ancora 0 punti in classifica, una classifica decisamente bugiarda per le qualità di questa squadra, che perde però ancora palla. Gli esterni di Forlì sono veramente grintosi questa sera e Francesco Forti va a depositare il 4-2 per Forlì a 7:43 dal termine del primo quarto. Iannilli prova a mettersi in proprio Pierangeli, sbaglia però il tiro, e ancora Francesco Forti, un'autentica piovra in maglia arancione questa sera sui legni del Villa Romiti. Non riesce però a concretizzare la palla recuperata perché schizza fuori dal campo. La rimessa sarà affidata a Visnova ed è palla in mano a Giulio Casale. Sera in posizionamento dei compagni, riceve ancora la palla da Pierangeli. Forlì sta chiudendo molto bene l'area, vediamo ora però Cicognani contro Iannilli. Iannilli che non prova mai a cercare di circumnavigare il pivot forlivese, fatto sta che la palla arriva da Argenti, arriva anche la prima tripla della partita segnata proprio da Argenti per il sorpasso Visnova 5-4. Francesco Forti prova a rispondere inventandosi una tripla dal nulla. Coach Di Lorenzo non è molto contento della scelta, c'era tutto il tempo per costruire un'azione che potesse portare ad esiti completamente diversi, però la rimessa è comunque affidata ai Tigers, che giostrano in questo momento la palla con capitano Rombaldoni. Si va da Francesco Forti, poi sotto per Fontecchio, che a 2 secondi dai 24 va a segnare avvitandosi. Una bella esecuzione da parte del numero 8 forlivese, 6-5, quindi Tigers che rimettono nuovamente la testa avanti a 6:52 dalla fine del primo quarto. Visnova ora, palla in mano Valerio Staffieri, sicuramente uno degli elementi più importanti della Visnova. Si prova a produrre in penetrazione Argenti, ma viene ottimamente fermato da una grandissima difesa dei Tigers, e poi dall'altra parte non riesce a concretizzare Giacomo Cicognani, e allora subito a difendere ancora Staffieri. Passano tutte da lui le palle in costruzione di gioco per la Visnova, giocatore fondamentale, dicevamo. Palla ora per Iannilli, su di lui ringhia Cicognani, che poi prova anche a prendersi la difesa sul tentativo da 3 punti di Matteo Pierangeli. C'è una contesa che va a premiare sotto canestro Forlì con il primo fallo di Giulio Casale, anche lui, dicevo, insieme a Staffieri, proviene dall'Eurobasket Roma, società che lo scorso anno è stata promossa in A2. Sono due innesti sicuramente importanti per una formazione che già comunque aveva un nucleo fondato sulla vittoria del campionato dello scorso anno, ma intanto è Matteo Ghirelli a segnare da 3 punti per il più 4. Tigers che provano a mettere qualcosa di più tra sé e gli avversari, 9-5, più 4 Tigers a 5:38 dalla fine del primo quarto. Risponde però Giulio Casale, che dal nulla si inventa una tripla per il 9-6, più 3 Tigers. Palla in mano a Forti, esce, scambia palla Forti con Ghirelli, si fa vedere Rombaldoni. Prova a prendersi il blocco di Luca Fontecchio, che poi dall'ala va a ricevere palla proprio dal capitano. Iannilli però gli sporca la conclusione. Palla recuperata quindi da Visnova Roma, che può andare a concretizzare questa volta il vantaggio ottenuto sotto il canestro opposto. Pierangeli va a segnare il nuovo vantaggio per gli ospiti, 10-9 in questo momento a 4:58 dalla fine del primo quarto. Giampaolo Di Lorenzo ha qualcosa da dire ai suoi, con le immagini pescato ottimamente, con le immagini curate da Deris Ulivi, in supporto a tutte le partite dei Tigers qui al Villa Romiti. Forti si fa vedere ancora Ghirelli, si va in post basso, ancora Ghirelli prova a sparare ancora la tripla, che si ferma però solamente sul primo ferro, poi per un altro po' non riesce ad intercettare il passaggio in transizione offensiva per Visnova, che va a sbagliare la conclusione. Il rimbalzo però è di Pierangeli, che va a sbagliare l'appoggio.
poi ancora qualche fase convulsa nella partita, nel gioco dei Tigers. Viene però pescata una sanzione, viene pescata però un'infrazione commessa dal lunghissimo Iannilli. Iannilli che abbiamo visto un po' timido in queste prime battute nei confronti di Giacomo Cicognani in difesa. La rimessa è di Forti, scambia palla col pivot Cicognani, quindi si arriva da Rombaldoni. Su Rombaldoni la marcatura di Staffieri, poi si va a liberare Fontecchio che in qualche modo riesce a mantenere la maniglia e poi viene pescato il fallo di Matteo Pierangeli. Per Pierangeli è il primo fallo, nel frattempo sono già due invece i falli per gli ospiti per quanto concerne Giulio Casale, quando siamo a 4:15 dalla fine del primo quarto. Difficoltosa la rimessa per Forti e viene ravvisato un fallo in attacco sanzionato a Giacomo Cicognani. Per Cicognani è il primo fallo, rimessa per Visnova Roma, era il secondo fallo di squadra per la formazione di coach Di Lorenzo, sono già tre invece quelli per la Visnova Roma. Nel frattempo Giulia un cambio, vero? Sì, è uscito, è entrato Joel Myers ed è uscito Matteo Ghirelli, transizione che non viene però concretizzata per un errore in impostazione nel passaggio di rifinitura, o meglio di Francesco Forti, e ne nasce il fallo di Luca Fontecchio, il primo fallo personale per il lungo forlivese, che porta a tre i falli di squadra per Forlì, che ora deve difendere sull'attacco di Visnova. Palla in mano a Giulio Casale, prova a uscire dai blocchi, ci riesce e si fa vedere per ricevere palla Francesco Argenti, poi si va da Iannilli che prova a prendersi pitturato ma viene addirittura triplicato il lungo Visnova. Ha chiuso ottimamente le linee di passaggio in questa azione la formazione di coach Di Lorenzo. 9 secondi sul cronometro dei 24 per Roma. Dalla rimessa riceve palla Giulio Casale che poi semina il panico nella difesa avversaria, si libera per un tiro da tre che con molta fortuna va a segno, è di Matteo Pierangeli la tripla che a 3 minuti e 30 dalla fine del primo quarto porta gli ospiti avanti di 4, 13-9 per Visnova, massimo vantaggio ospite in questo frangente. Da Myers si va a Fontecchio che vede ottimamente il movimento sotto canestro di Cicognani per l'11-13. Tigers che devono quindi difendere sotto nel punteggio a 3-0-5. Palla che circola per linee esterne, si va sotto da Iannilli che prova ad affrontare Cicognani che lo difende sul lungo avversario in maniera impeccabile. Il tentativo di Iannilli non va a segno, ci sarà quindi rimessa dal fondo per la formazione di coach Di Lorenzo. Tigers che manovrano in questo momento con Fontecchio che va a superare la metà campo, osserva il posizionamento dei compagni, si fa vedere Joel Myers, palleggio, arresto, tiro che non va però a segno. Il rimbalzo è di Matteo Pierangeli e siamo già dall'altra parte con Visnova che prova a fare circolare palla, si libera ottimamente per il tiro da tre punti Francesco Argenti che però non va a segno. E allora palla in mano a capitano Rombaldoni, fuori per Fontecchio, palleggio, arresto, finta di tiro, il passaggio per Cicognani che viene però beffato dalla sorte, la palla gira dentro al ferro e poi viene sputata letteralmente fuori dal canestro. 13-11 è il risultato che ci racconta questi primi 2 minuti e 6 secondi dalla fine del primo quarto. Errori ancora da una parte e dall'altra e poi la transizione di Rombaldoni che non va a concludere, ma serve un assist al bacio per Luca Fontecchio e a 1:50 dalla fine del primo quarto siamo in perfetta parità, 13-13. Attenzione però perché si libera molto bene Matteo Pierangeli che viene però stoppato dalla difesa arancione. Iannilli prova addirittura a prodursi in qualcosa di difficoltoso per un lungo di 2:07, ovvero partire dal palleggio.
Viene però ravvisato sul lungo di Roma il primo fallo di Rombaldoni, che porta a 4 i falli per la formazione di coach Di Lorenzo. Cambio nel frattempo anche nelle file di Forlì. In campo vediamo Edoardo Giovara. Attenzione, perché gli arbitri sulla rimessa vanno a sanzionare un fallo in attacco, quindi sulla rimessa di Visnova Roma, e la possibilità quindi per i Tigers di rimettere nuovamente il naso avanti quando siamo a 1.37 dalla fine del primo quarto. Palla in mano a Rombaldoni, chiama lo schema a pugno. Rombaldoni che viene affrontato da Staffieri. Myers, Fontecchio, quindi ancora per Rombaldoni. Arbitri che sembrano volere continuare a fischiare anche le mosche. Viene sanzionato il fallo a Iannilli. Per Iannilli si tratta del primo fallo personale. Punteggio che rimane quindi fermo sul 13 pari a 1.23 alla fine del primo quarto. 14 secondi a disposizione dei Tigers per addivenire a una soluzione offensiva. Myers riceve da Cicognani. Myers vuole giocare a due con Cicognani, deve tornare fuori però la palla arriva nelle mani di Rombaldoni. 5 secondi per giungere alla conclusione. Rombaldoni se li vuole prendere tutti, deve sparare la tripla. Fontecchio, che viene raccolta però a rimbalzo da Edoardo Giovara, ed è nuovo sorpasso Tigers a un minuto dalla fine, 15-13. Questo primo quarto veramente scoppiettante, ritmi alti, errori da una parte e dall'altra a canestro. Forlì che ha provato a rubare tante palle in avvio di partita, errore ancora dall'arco per Visnova, il rimbalzo di Forlì. La palla è in mano a Joel Myers e viene sanzionato questa volta ancora un fallo, ennesimo fallo lontano dalla palla. Questa volta però il fallo è fischiato a un uomo Tigers, trattasi nella fattispecie di Luca Fontecchio. Per Fontecchio è il primo fallo personale. Doppio fallo a Fontecchio e a Pierangeli. Doppio fallo addirittura, quindi fallo a Fontecchio e fallo anche a Pierangeli. Per Pierangeli, il numero 16 avversario, è il secondo fallo personale. Due falli per Forlì, anche per Luca Fontecchio. Palla intanto in mano a Myers, entriamo negli ultimi 38 secondi di primo quarto, 13 per la conclusione di Forlì. Ottima la lettura di Agatensi, che è entrato nel frattempo sul parquet per offrire questa splendida assistenza a Cicognani. 17-13, più 4 Tigers, che devono difendere, lo devono fare forte. Su questa azione è da 2 il tentativo dalla distanza per Argenti, poi non va a segno, poi il tapin ancora di Visnova viene catturato da Luca Fontecchio, e poi nella morsa difensiva di Visnova a cercare di impedire la transizione offensiva di Forlì viene fischiato un fallo ad Edoardo Giovara. Giovara che va a commettere quindi il suo primo fallo personale quando siamo sulla sirena del primo quarto. Un primo quarto scoppiettante, Giulia. Assolutamente sì, si sono rincorsi più volte nel punteggio le due squadre, ma il primo quarto finisce per il punteggio di 17 Tigers e 13 Visnova Roma. a 13 alla fine del primo quarto, se volete all'alba del secondo, in una partita iniziata in maniera decisamente scoppiettante con Forlì a rubare palle su palle. Il migliore realizzatore al momento è Matteo Pierangeli con 7 punti, mentre fa l'ingresso in campo, il suo esordio nel match all'inizio di questo secondo quarto, Giacomo Barracco per la Visnova Roma, che prova ad il tentativo dalla lunghissima. Il rimbalzo è proprio di Barracco, che va così a segnare i suoi primi 2 punti, impattando nel modo migliore nel match, lui che è salito dalla panchina proprio in questi primi frangenti. 17-15, palla in mano a Luca Fontecchio, che prova a prendersi la linea di fondo.
Palla che circola per gli esterni, bella, ottima la circolazione di palla della formazione arancione. Ne nasce il fallo su Edoardo Zovara, ci sarà quindi saranno quindi due tiri liberi per il numero 11 arancione, in maglia arancione. Barracco quindi che è entrato decisamente in partita, una buona conclusione da rimbalzo e poi un fallo, diciamo che ha sporcato subito il tabellino facendo sentire la propria presenza. Segno nel frattempo il primo tentativo di Edoardo Giovara e replica con il secondo per il nuovo massimo vantaggio forlivese, 19-15, ancora nel primo minuto di gioco di questo secondo quarto. L'intensità difensiva di Forlì non cambia, anche se cambiano i fattori in campo. È entrato infatti per Forlì anche Bartoluzzi, che è andato ottimamente a chiudere le linee di passaggio e la via del canestro a Iannilli, che ha dovuto far girare palla sugli esterni. Sanzionato nel frattempo il primo fallo di Joel Myers, primo fallo personale per il playmaker forlivese. Sbaglia però il primo tentativo dalla linea della carità Giulio Casale. Va a segno con il secondo, primo punto per il giocatore laziale. Doppio cambio nelle fila di Visnova. In campo Gori e Legnini per la Visnova. Palla in mano a Fontecchio. Si va da Bartolucci, quindi prova a prendersi la tripla. Luca Gattensi non scheggia nemmeno il ferro. Rimessa quindi per Roma. Scende Fontecchio, sale Rombaldoni. Lui che, come esattamente anche Staffieri, può giocare in tre ruoli in Serie B. Esce quindi Luca Fontecchio, dentro capitan Rombaldoni. Però attenzione, perché la difesa sembra in un primo momento dormirsela. Rombaldoni, dalla nostra postazione, pare aver preso palla piena. Poteva sembrare una stoppata nettissima e limpidissima, in realtà per gli arbitri c'è stato il tocco della mano avversaria, quindi secondo fallo per Rombaldoni su Gori. Cambio nelle file Tigers, fuori Agatensi, dentro Matteo Ghirelli, con Gori pronto dalla linea della carità per i suoi due tentativi. A segno con il primo, risultato che si sposta sul 19-17 per i Tigers. Può ulteriormente accorciare le distanze Gori e lo fa con un 2 su 2 nettissimo dalla lunetta. 19-18, ancora solo un punto di vantaggio per i Tigers, che muovono in palleggio con Joel Myers. Cambia palla con Ghirelli, poi si va da Edoardo Giovara, sotto per Bartolucci, e Giovara che non riesce a trovare la retina, ma pesca un fallo della difesa romana sul proprio tentativo a canestro, e quindi ci saranno altri due tiri liberi. Un secondo quarto che è iniziato molto condizionato, diciamo, dai falli, soprattutto falli di Visnova. Sono già tre i giocatori del Visnova a quota due falli, solamente due invece per Forlì. Sono i due falli di Rombaldoni e di Luca Fontecchio. Uno su due solamente per Edoardo Giovara. 20-18 più due Tigers. Palla in mano agli ospiti, che provano a muoverla con Giulio Casale. Su di lui prova a ringhiare Joel Myers. Matteo Ghirelli monta invece la guardia su Legnini, che va a sbagliare il proprio tentativo in penetrazione. Recuperata nuovamente la sfera dai Tigers, che muovono ora con la palla in mano a Edoardo Giovara, che viene lasciato libero di tirare. Battezzato Giovara però non trova assolutamente la mira giusta e palla nelle mani ancora di Visnova. Il tentativo grandissimo, intanto la stoppata di Edoardo Giovara, che prova a farsi tutto il campo. Si fa vedere Bartolucci,
che vuole ragionarci sopra. Si va allora da Joel Myers, che va a chiamare lo schema a testa, prova a prendersi il blocco di Bartolucci, poi entra in area, palla persa malamente, ultimamente contrastato da un avversario, Joel Myers, poi Bartolucci è costretto al fallo per non fare correre in transizione gli avversari. Addirittura però il fallo antisportivo mi sembra abbastanza esagerato, è vero, non era andato a cercare pienamente la palla il lungo forlivese, ma sanzionare un antisportivo in questo modo mi sembra abbastanza esagerato. 20-18, time out per Forlì. Giulia, intanto due parole su Staffieri, abbiamo detto uno dei giocatori più importanti del Visnova, arrivato dall'Eurobasket Roma dopo la promozione dello scorso anno. Esattamente. Ricordiamo che Valerio Staffieri è classe 1992 per 190 cm di altezza e ha iniziato proprio con il Visnova la sua carriera cestistica nelle giovanili. Trova quindi di nuovo il posto tra le sue fila. Nella stagione 2012-2013 Valerio veste la maglia di Scauri nel campionato di Serie B prima di passare nella stagione successiva a Eurobasket e quindi tornare poi a giocare per Visnova Roma. Il punteggio a favore dei Tigers si riprende dopo l'antisportivo sanzionato ad Andrea Bartolucci, che ancora cerca di spiegarsi con gli arbitri. Intanto viene sbagliato il primo dei due tentativi dalla linea della carità a disposizione di Giulio Casale, che va a segno invece col secondo, e poi rimessa nuovamente nelle mani di Visnova Roma con Valerio Staffieri. Va a servire proprio Giulio Casali, pugno alto lo schema chiamato dal playmaker laziale, montano la guardia i difensori forlivesi, ora c'è Bartolucci a cercare di chiudere il pertugio a Francesco Gori, ci riesce, e poi il fallo in difesa per Matteo Ghirelli. Per Ghirelli è il primo fallo personale. Anzi no, scusatemi, non è il fallo alla difesa. Attendiamo comunicazione. Il fallo è stato sanzionato a Barracco, che è entrato, sì, sporcando decisamente il proprio tabellino con i primi due punti del suo match in avvio di secondo quarto. Poi in realtà nel giro di pochissimo ha già commesso il suo terzo fallo personale, quindi ovviamente panchinato da coach Martiri. Intanto la rimessa ha avuto luogo per i Tigers di coach Di Lorenzo. C'è Joel Myers a comandare i giochi, si va da Rombaldoni, vede con il terzo occhio Edoardo Giovara, che però non riesce a trovare la soluzione vincente. Il rimbalzo è di Visnova, in avanti ancora con Staffieri, si vede ottimamente con Francesco Gori, lo vede, lo osserva, lo assiste, e Gori va a depositare il nuovo vantaggio Visnova, 21-20 per gli ospiti. Rodolfo Rombaldoni, attenzione, non riesce a trovare più vie di passaggio utili, ne nasce una palla persa con la transizione ancora di Visnova, che però non trova il canestro con Marco Legnini. Nella tonnara viene sanzionato un fallo in attacco, il fallo è di Daniele Fiorucci, numero 13 in maglia bianco-blu, primo fallo personale per Fiorucci, mentre coach Di Lorenzo mette in campo Forti e Fontecchio al posto di Myers e Giovara. Quindi ridisegna il quintetto coach Di Lorenzo quando siamo a metà del secondo quarto. Fontecchio sotto in post basso per Rombaldoni, che per un attimo perde la maniglia, poi la ritrova, attira su di sé il raddoppio della difesa avversaria, palla che torna a girare fuori, è libero in angolo Matteo Ghirelli.
che inizialmente ha un controllo difficoltoso, poi in realtà scocca la tripla per il nuovo più 2, nuovo vantaggio per Forlì, 23-21 per la Global Sistemi Forlì, avanti a 5-25 dalla fine del primo quarto. Si inventano qualcosa che non ha molto a che fare con la pallacanestro, Marco Lignini, che non si è trovato più nessun compagno da servire, e Matteo Ghirelli è decisamente on fire con la seconda tripla consecutiva. Lo avevamo detto in occasione della prima partita, nella partita d'esordio, occhio al tiro di Matteo Ghirelli, che non si è visto tantissimo nella partita contro Virtus Cassino, ma questa sera ha già cominciato a fare male. Due triple consecutive portano i Tigers al massimo vantaggio, 26-21 a 5-13 dalla fine del primo tempo. Terminato il time out richiesto da coach Martiri, quando siamo a 5-13 alla fine del primo tempo, 26-21 per Forlì. Giulia, diamo un'occhiata nel frattempo alla terza giornata del girone C. Bene, la terza giornata del girone C di Serie B vede le giornate di oggi, 15 ottobre, e domani 16 ottobre. Oggi si sono svolti il match Stella Azzurra Roma contro Virtus Cassino, dove ha visto Cassino vincitrice con 64 a 56. La partita di stasera Global Sistemi Tigers Forlì contro Visnoma Roma. Poi domani vedremo Teramo Basket 1960 contro Sport e Cultura Patti e alle 18. Sempre alle 18 Basket Barcellona contro la Lewis Roma, e Airfire Virtus Valmontone contro Zannella Basket Cefalù, e Balletti Park Hotel Viterbo contro Cuore Napoli Basket, Mastria Vendic Cantazzaro contro Basket Scauri e Maxan Maddaloni versus City Sightings Palestrina. Bene, nel frattempo ha accorciato le distanze la Visnoma Roma con la bella penetrazione di Giulio Casale, mentre dall'altra parte è stato Rodolfo Rombaldoni a commettere l'errore sotto canestro, però è nato una rimessa comunque per i Tigers con 14 secondi sul cronometro dei 24. 4-41 alla fine del primo tempo, 26-23, 3 i punti di vantaggio quindi per la formazione in maglia arancione guidata da coach Di Lorenzo. Capitano Rombaldoni ora in palleggio, a fianco a lui c'è Fontecchio. Non si concretizza il pick and roll tra i due giocatori forlivesi, palla che arriva in angolo invece da Andrea Bartolucci, che va a calpestare la linea di fondo, quindi rimessa Visnoma Roma, che gestisce la palla con Matteo Pierangeli. Si prova ad andare in postasso da Iannilli, rientrato dopo il time out. Iannilli però non riesce a trovare con il primo tentativo il canestro, gli riesce però con il rimbalzo e il successivo tentativo. 26-25 dalla media, Bartolucci spara ma non realizza, e occasione, nuova opportunità per Visnoma per cercare di portarsi nuovamente in vantaggio. Giocano sugli esterni i ragazzi di coach Martiri, poi si va in post basso da Iannilli, che non trova però il compagno di squadra in assistenza. Attenzione, Rombaldoni prova l'alley-oop per Luca Fontecchio, non riesce. Era comunque interessante la soluzione proposta da capitano Rombaldoni. Fatto sta che però siamo nuovamente in zona difensiva per i Tigers, che continuano a difendere a uomo e continuano a ringhiare sugli avversari. Bartolucci sugli Iannilli, che osserva il posizionamento del proprio compagno di squadra sull'arco dei 6,75 in angolo, ovvero Francesco Gori, che non trova però nemmeno il ferro. Ennesimo tentativo allora per gli arancioneri di coach Di Lorenzo. Francesco Forti prende il blocco di Bartolucci, pick and pop Bartolucci dai 6,75, il ferro lungo però dice l'esito del suo tentativo, e allora ancora nuovamente palla in mano a Francesco Forti, che prova lo stesso schema di prima, questa volta però con Luca Fontecchio. Un palleggio laterale per il tentativo dall'arco di 6,75 che ancora una volta però non va a segno. Punteggio cristallizzato sui 26-25, 2:50 dalla fine del primo tempo. Palla in mano a Visnoma, Francesco Argenti. Palla che prova ad andare ancora sotto
per le mani di Iannilli, che non riesce a trovare assolutamente il canestro in questa partita. Lo fa in questo momento giustamente perché lo abbiamo appena sottolineato noi, Giulia. Andrea Iannilli va a segnare, se non erro, il suo settimo punto. Dall'altra parte Rombaldoni si libera per una tripla che prende appena il ferro, ma non di molto. Visnova avanti 27-26, può orchestrare con Giulio Casale. 2 minuti e spiccioli alla fine del primo tempo, ancora sotto per Iannilli, che ha segnato poco ma si continua ad andare da lui. Bartolucci lo contrasta in maniera efficace, poi si libera il contropiede per Fontecchio, che quando ha queste praterie non conosce assolutamente ostacoli. Va a segnare in transizione il nuovo sorpasso Tigers. Time out per coach Di Lorenzo, che vuole parlarci un attimo su, perché comunque Visnova, dopo il time out precedente chiesto da coach Martiri, ha messo in campo delle soluzioni vincenti, soluzioni che hanno messo in difficoltà invece d'altro canto coach Di Lorenzo. 28-27, 1-57 alla fine del primo quarto. Giulia, una partita comunque con tanti errori, ma possiamo dirlo avvincente, sorpassi e controsorpassi. La partita ancora non ha un padrone, il pubblico che comunque anche questa sera ha risposto in maniera convincente, diciamo lo spettacolo comunque può essere gradito dal pubblico. Non so quello che stanno cogliendo i telespettatori da casa, ma qui l'aria che si respira è veramente elettrizzante. Un match vivo che va a stimolare il nostro pubblico e anche me, che sono qua che sbandiero ogni tiro. 1.57 quindi al termine del primo tempo, 28-27 Tigers, che si trovano nuovamente ad inseguire in una serie infinita di sorpassi e controsorpassi. Tigers che hanno raggiunto il massimo vantaggio a quota 5. Visnova che invece non è andato oltre i 4 punti di vantaggio, quindi veramente un elastico che si produce in campo figlio di molti errori dovuti ai ritmi alti con i quali i giocatori stanno affrontando il match questa sera. Ricordiamolo, tra l'altro, Visnova vuole assolutamente muovere classifica, è arrivata Forlì con 0 punti in classifica e in questo momento Iannilli va a segnare subendo anche il fallo dalla difesa forlivese. Il secondo fallo di Cicognani, se non ho visto male. Iannilli ha quindi a disposizione il tiro libero aggiuntivo, che però sbaglia, il rimbalzo è di Cicognani. Palla in mano a Francesco Forti, che osserva il posizionamento dei compagni, si fa vedere Rombaldoni, monta la guardia su di lui Francesco Argenti. Rombaldoni fa tutto il giro del campo con la palla in mano, poi si prova a inventare un tiro da sotto canestro, che fosse entrato sarebbe stato una meraviglia, non è entrato, e dall'altra parte Giulio Casale va a segnare invece la tripla del nuovo più 4, quindi nuovo massimo vantaggio per Visnova a Roma, 28-32. Quando entriamo negli ultimi 60 secondi di questo primo tempo, palla per Cicognani che non sa cosa farsene. Alla fine ne nasce un tiro che muore sul ferro, attenzione perché può arrivare il massimo vantaggio Visnova, che spreca tutto in transizione anche per la buona difesa forlivese. Rombaldoni va a sfondare, si è posizionato benissimo il difensore avversario, gli ha ostruito la strada il numero 15 Valerio Staffieri, lui che ovviamente è uno dei giocatori con la maggiore esperienza per quanto concerne la squadra bianco-blu. Nasce il terzo fallo, se non sbaglio, per capitan Rombaldoni, che ovviamente viene messo a sedere in questi ultimi 43 secondi di primo tempo. Valerio Staffieri muove palla per Giulio Casale, su di lui c'è Francesco Forti, poi prova a mettersi in proprio Francesco Argenti, che però non riesce a fare nulla tra un tiro ed un passaggio. Attenzione, viene sanzionato il fallo alla difesa Visnova. Fallo di Casale.
Difesa Visnova che vede il terzo fallo anche di Giulio Casale, i due numeri 5 quindi raggiungono il terzo fallo sul desio di questo primo tempo, 22 secondi sul cronometro del match di questo primo tempo, con Fontecchio che va a sbagliare il primo dei due tiri liberi a sua disposizione. Sbaglia anche il secondo, lunghi entrambi, il rimbalzo però è di Cicognani. Allora Forlì avrà l'ultimo tiro per questo primo tempo sulle 28-32, palla nelle mani di Ghirelli che prova ad inventarsi una tripla, lunga sul secondo ferro, rimbalza ancora di questa volta di Edoardo Giovara che prova a strappare la palla con le unghie e con i denti. Contesa che premia la formazione di casa, quindi Tigers che andranno alla rimessa con 4 secondi sul cronometro di questo primo tempo. Francesco Forti si fa vedere, Ghirelli, la palla però arriva sotto ottimamente Edoardo Giovara che però sbaglia, il rimbalzo di Iannilli e non c'è tempo per la conclusione di Visnova Roma. Partono i 15 minuti di pausa qui dal Villa Romiti con il punteggio di 28-32. Ora una esibizione di danza tra il primo ed il secondo tempo. Numeri che ci raccontano anche di due squadre che hanno tirato malissimo sia da due che da tre. Come dicevamo durante la cronaca del primo tempo, una partita che è vissuta su tantissimi errori, perché comunque è giocata a ritmi altissimi con le due squadre che si sono avvicendate tantissime volte nel punteggio, a comandare prima una squadra e poi l'altra. I 5 punti di vantaggio, di massimo vantaggio di Forlì, lo abbiamo visto più volte, fino ad arrivare anche ai 5 punti di vantaggio di Visnova nel corso del primo tempo. Quindi tantissimi errori, ritmi altissimi, partita che dal punto di vista del punteggio sicuramente regala qualche emozione, dal punto di vista dello spettacolo, diciamo così, del basket giocato un po' di meno. Si preparano i quintetti del secondo tempo. Per Forlì vediamo Cicognani, Fontecchio, Forti, Myers e Edoardo Giovara. Iannilli invece in campo per Visnova Roma insieme a Staffieri. Vediamo Pierangeli, Casale e Francesco Argenti. Questi quindi i... Rientriamo quindi in cronaca dopo un piccolissimo problema tecnico. È Giulio Casale che prova a battere sul primo passo Francesco Forti, playmaker forlivese che va a commettere il suo secondo fallo. Ci sarà quindi rimessa ospite con la palla affidata alle sapientissime mani di Valerio Staffelli. Staffieri, pardon. Un saluto agli amici di Striscia la Notizia. Il tapiro d'oro per il sottoscritto. Ma rientriamo in cronaca, palla che circola ottimamente sulle linee esterne, poi però il tiro proprio di Staffieri non va a segno. Allora siamo dall'altra parte con il tentativo ancora sempre dalla lunga per Joel Myers che si prende il proprio rimbalzo lungo, palla in mano ora Francesco Forti, ha chiamato lo schema a testa, si prende il blocco di Cicognani, prova il gioco a due che non si concretizza, passata male la palla per Cicognani, ne ha approfittato Iannilli. E siamo già dall'altra parte, attenzione perché ci pensa un po' troppo Barracco per il suo, Pierangeli sul tentativo da tre punti, poi alla fine blocca un po' gli schemi offensivi di coach Martiri. Fatto sta che ne nasce una nuova palla, una nuova rimessa per Forlì, per una partita che, come dicevamo poco fa, ha cambiato sì tante volte il proprio padrone, ma vive su tantissimi errori,
anche in fase di passaggio oltre che di rifinitura. Viene bene invece il passaggio questa volta di Giovara per Cicognani, che però viene contrastato ottimamente dalla difesa in maglia bianco-blu. Ennesimo quindi tentativo non andato a segno per Forlì. Ottimamente invece in questo modo, in questo momento, Iannilli vede il pertugio per servire Casale, che nel pitturato va a depositare il 28-34, massimo vantaggio Vis Nova Roma, 28-34 più 6 per la formazione capitolina. Fontecchio ancora una volta contrastato, non trova la via del canestro, 3 secondi a disposizione per Joel Myers, palleggio, arresto, tiro sulla linea di fondo e trova altri 2 punti Joel Myers per i Tigers, 30-34, 4 punti da recuperare per Forlì a 7-56 dall'ultimo mini intervallo. Ancora palla in mano Visnova, Iannilli si prende grazie al suo fisico il pitturato e va a depositare sul cristallo il nuovo più 6 Visnova, 30-36 a 7-34 dalla fine del terzo quarto. Si va in post basso da Luca Fontecchio, che aggira il proprio difensore Pierangeli, però non trova il canestro, sarebbe stato un canestro strepitoso. Dall'altra parte l'ennesimo errore dall'arco dei 6,75, sempre proprio per Pierangeli, che poi chiede scusa ai propri compagni di squadra e alla panchina. Poi dalla media prova Cicognani, che non trova però il canestro, lo trova invece Edoardo Giovara, segno con il suo 7° punto personale dal rimbalzo catturato dopo il tentativo del pivot arancionero, che prova ora a contestare il suo avversario, ovvero Iannilli, che è costretto a girar palla fuori, mette palla in ala Iannilli, ma viene calpestata la linea laterale da Giulio Casale, quindi ci sarà rimessa Tigers, palla già in mano a Francesco Forti, che supera la linea di metà campo, osserva il posizionamento dei compagni, si fa vedere, riceve palla Edoardo Giovara, quindi fuori dai blocchi per Joel Myers, che va a commettere infrazioni di passi sul difesa asfissiante di Francesco Argenti. Ci sarà quindi rimessa per la formazione capitolina, con la palla affidata alle mani di Valerio Staffieri. Da Staffieri a Giulio Casale, ringhia su di lui Francesco Forti, si prova ad andare in angolo da Staffieri, poi Iannilli per un troppo libero Francesco Argenti, 32-38, ancora una volta il massimo vantaggio Visnova più 6, 32-38, dicevamo in avvio di cronaca, mentre Fontecchio prova a vedere un compagno che non c'è. Dicevamo, Visnova Roma è ferma a quota 0 in classifica, quindi bisogna stare attenti perché vuole assolutamente muovere la classifica. Attenzione perché sta salendo in cattedra letteralmente Iannilli in questo terzo quarto. Iannilli che costringe coach Di Lorenzo al time out perché i suoi ragazzi si sono un attimo scollati sia in attacco che in difesa, giocando in questo frangente una bruttissima palla canestro. 32-40, 5-48, time out per coach Di Lorenzo. Dicevamo, terzo quarto, partito non certo nel migliore dei modi per la formazione
padrona di casa Global Sistemi Forlì, che deve cercare di sistemare un attimo le cose tanto in difesa quanto in attacco, al cospetto di una formazione che dicevamo vuole assolutamente in fondo, ancora quota 0 punti. Se era tutto sommato nei pronostici la sconfitta, l'esordio contro Valmontone, non lo era assolutamente quella di domenica scorsa contro quella Barcellona Pozzo di Gotto, regolata a domicilio nella prima giornata da Cefalù. Visnova intanto si prende una tripla con Staffieri che non ha né capo né coda, sulla transizione nasce proprio il fallo di Valerio Staffieri. Andiamo a vedere un attimo la situazione falli per Staffieri, è il primo fallo personale. Bartolucci e Rombaldoni in campo per Forti e Cicognani, questo è il nuovo quintetto messo in campo da coach Di Lorenzo, che vuole assolutamente dare un po' di verve ai propri giocatori. Sotto di 8 punti, massimo svantaggio del match a 5-19 dalla fine del terzo quarto, 32-40, dicevamo un terzo quarto partito molto male, sospetta infrazione di passi nel frattempo per Andrea Bartolucci, non viene ravvisato nulla da parte degli arbitri, palla per Rombaldoni, 7 secondi sul cronometro dei 24, deve scoccare la tripla Bartolucci che non va a segno. Buono però per Luca Fontecchio che cattura il rimbalzo, va a segnare il 34-40, meno 6 per i Tigers, l'ottavo punto personale per l'ala forlivese. Visnova allora ad orchestrare la manovra offensiva sul 34-40, 4-48 dalla fine del terzo quarto, sembra ottima il posizione, sembra ottimo il posizionamento difensivo dei ragazzi di coach Di Lorenzo, che avevano chiuso tutte le linee di passaggio. Male però per Fontecchio, che va a commettere il suo terzo fallo concedendo la rimessa Visnova Roma. Due i falli di squadra per Forlì. Visnova che finta la tripla con Giulio Casale, poi si arriva all'ennesimo tiro sbagliato della partita. Il rimbalzo di Fontecchio agevola la transizione di Joel Myers, che osserva il posizionamento dei compagni, poi si va in punta da Luca Fontecchio che prende la tripla del meno 3 Tigers, 37-40. A 4:15 dalla fine del terzo quarto prova a suonare la carica Luca Fontecchio, ringhia in difesa la formazione di coach Di Lorenzo con Bartolucci su Iannilli, che sbaglia appoggiando il tiro sul vetro del canestro difeso da Forlì. Rombaldoni ci vuole mettere del fosforo, Rombaldoni finta la penetrazione, poi scarica ancora per Luca Fontecchio alla seconda tripla consecutiva e siamo nuovamente in parità 40-40, poco più di 3 minuti dalla fine del terzo quarto. Due triple di fila di Luca Fontecchio suonano la carica per le Tigri forlivesi, che ringhiano in questo momento in difesa ancora con Bartolucci a chiudere il tentativo di penetrazione di Argenti, poi una tripla disperata di Matteo Pierangeli, che va comunque a segno, ma dall'altra parte ancora Luca Fontecchio col suo ottavo punto consecutivo, canestro e fallo subito. Il fallo, se non l'ho visto male, proprio di Valerio Staffieri, che va così a commettere il suo secondo fallo personale. Tiro libero aggiuntivo per Luca Fontecchio, che può così andare a pareggiare la possibilità di andare a pareggiare la tripla circense di Matteo Pierangeli di poco fa. Momento clou della partita. E realizza il numero 8 arancionero, 43 pari, si deve difendere ora su tutti i palloni per cercare di piazzare un break che possa essere decisivo e scrollarsi gli avversari di dosso e non arrivare al finale punto a punto. Entra forse con troppa facilità Casale in questo momento, che addirittura voleva anche un fallo. 43-45, Tigers sotto di 2 ma con la palla in mano in questo momento, con Luca Fontecchio che prova il terzo centro consecutivo dai 6-75, questa volta però la mira è sbagliata.
Siamo dall'altra parte con Casale, palleggia forse un po' troppo, si va da Staffieri, quindi palla che arriva a Iannilli, che vede libero dall'arco del 6-75 Matteo Pierangeli, poi però Bartolucci perde clamorosamente palla, se la fa soffiare da Francesco Gori. Deve andare a commettere Bartolucci il suo secondo fallo personale. Ce l'aveva da spendere, ha fatto bene tutto sommato a spenderlo. Dovendo però recuperare ad un proprio errore. Ci saranno quindi due tiri liberi per Francesco Gori, numero 22 in maglia bianco-blu, autore fino a questo momento di 4 punti. A segno il primo tiro libero per Francesco Gori, si tratta del 46esimo punto capitolino, che diventano 47, 2 su 2 per Gori, che va a segnare il suo sesto punto personale, 43-47, Tigers ancora in rincorsa, 4 i punti che li separano dagli avversari. Myers prova a prendersi il pitturato, a girare attorno a Iannilli, palla che arriva a Fontecchio, Iannilli gliela contesta, poi nella tonnara esce il braccio di Zovara che non va però a trovare il canestro. Commette addirittura fallo il numero 11 maglia arancione, il fallo è stato ravvisato ai danni di Joel Myers, secondo fallo. Attenzione perché lo speaker mi ha segnalato il fallo di Myers, in realtà avevamo visto bene noi, è il primo fallo di Edoardo Zovara, autore fino a questo momento di 7 punti ed è il suo primo fallo personale nell'azione precedente che porta alla rimessa in campo, in gioco per Visnova Roma che supera la linea di metà campo col palleggio di Staffieri. Sempre il numero 15 capitolino a gestir palla, si fa vedere, prende e riceve il pallone Matteo Pierangeli che poi si mette in proprio ma sbaglia clamorosamente arrivando con il tiro troppo sotto al canestro e poi evidentemente dice qualcosa che non va bene alle orecchie del direttore di gara, fallo tecnico quindi fischiato a Pierangeli, terzo fallo per il giocatore in maglia bianco-blu Matteo Pierangeli e Rombaldoni in lunetta. A segno con il tiro libero ci sarà poi rimessa per la formazione di casa sul 44-47 quando siamo vicini agli ultimi 90 secondi di match di questo terzo quarto. Joel Myers ha chiamato lo schema ai compagni, si muove Bartolucci nel pitturato, riceve palla in punta Luca Fontecchio, poi si torna al post basso di Bartolucci, gli viene soffiata palla dal diretto avversario, ancora una volta con Myers e i Tigers, Luca Fontecchio si libera dall'arco, Andrea Bartolucci che non sarebbe andato a segno con la sua tripla ma il gioco è stato fermato appena prima per il fallo proprio di Luca Fontecchio. Per Luca Fontecchio è il quarto fallo, non una bellissima notizia per coach Di Lorenzo che prova a protestare con l'arbitro mentre si provvede ad asciugare il parquet del Villa Romiti. Cambio nel frattempo sul cubo dei cambi, Ghirelli che fa il suo nuovo ingresso in campo al posto proprio di Luca Fontecchio che ovviamente deve essere preservato per il momento caldo della partita che presumibilmente potrà arrivare negli ultimi minuti di gioco. Il quarto fallo di Fontecchio ovviamente consiglia a coach Di Lorenzo di panchinarlo in campo, quindi Matteo Ghirelli. Si può riprendere a giocare con la palla nelle mani di Valerio Staffieri
che rimette la sfera per Giulio Casale, quindi nuovamente in post basso il buon gioco per Visnova con altri due punti per Matteo Pierangeli. E siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, 44-49, sotto di 5 i Tigers di coach di Lorenzo Bartolucci. Si prende il post basso ma continua a litigare letteralmente col canestro. Siamo già dall'altra parte con la possibilità di per Visnova Roma di allungare ulteriormente nel punteggio. Ora fermo a 44-49, si chiude molto bene però la difesa fornivese ed Edoardo Giovara va a recuperare palla, almeno così sembrava per un attimo. Si lascia però 7 secondi sul cronometro dei 24 agli ospiti per giungere ad una conclusione vincente. La rimessa è affidata alle mani di Giulio Casale con 7 secondi per cercare la via del canestro per la squadra ospite. Si va da Staffieri, si rifà vedere Casale che dall'arco dei 6,75 non vuole tentare la tripla, si produce nel palleggio, il tiro è sbagliato ma il rimbalzo è capitolino. Entriamo negli ultimi 13 secondi di gioco ma sono 7 quelle a disposizione di Visnova. Ora 3, si inventa una tripla dal nulla con 3 secondi sul cronometro dei 24 Visnova e alla fine ne nasce il rimbalzo e altri due punti per Francesco Gori. Attenzione perché Forlì in questo momento non c'è, chi c'è invece è Visnova Simpli Roma che va all'ultimo mini intervallo in vantaggio sul 44-51. E rientriamo allora in diretta con l'ultimo quarto di Global Sistemi Tigers Forlì Visnova Simpli Roma. Un parere su questi primi tre quarti dall'esimio Enrico Pasini. Esimio quanto il Fontecchio del terzo quarto fino al momento del quarto fallo, no scherzo. Battuta a parte, però è proprio così, purtroppo non è cambiato molto il filo logico di questa partita. Dopo l'intervallo i Tigers hanno avuto una sfuriata da 11 punti in un minuto e mezzo di Fontecchio che l'ha riportato in parità, ma il filo logico della partita ce l'ha ancora in mano Roma, con atletismo, convinzione, volontà. In questo momento sta giocando decisamente meglio, serve una svolta soprattutto difensiva a questa partita, considerando il fatto che tre falli di Rombaldoni e quattro di Fontecchio però sono un problema. Problemi quindi con i falli per Forlì, problemi anche di assetto sul parquet, ma soprattutto problemi che continuano in questo momento dal punto di vista difensivo, perché Roma arriva addirittura al massimo vantaggio, il più 9 segnato in questo momento, 44-53 recita il tabellone del Villa Romiti, con l'ennesimo errore sotto canestro da parte di Andrea Bartolucci. Dicevamo un filologico, come diceva Enrico Pasini, che è ovviamente appannaggio dei capitolini, squadra che ha veramente tanta fame, come dicevamo poco fa, vuole muovere una classifica che possiamo ritenere bugiarda fino a questo momento del campionato, anche se sono trascorse appena due partite, ma il valore intrinseco della formazione di coach Martiri lo stiamo toccando veramente con mano questa sera al Villa Romiti. Partita che procede quindi con Staffieri a menare le danze, su di lui Matteo Chirelli che prova poi andare anche a raddoppiare su Giulio Casale. Fallo alla difesa, se ne accusa il numero 11 Edoardo Giovara, per lui è il secondo fallo personale, primo fallo di squadra in questo ultimo quarto di gioco per la formazione di coach Di Lorenzo. Rimessa dal fondo per Visnova Simpli Roma, palla affidata alle sapienti mani di Giulio Casale, ma questo è un errore clamoroso in difesa per i Tigers che lasciano liberissimo Matteo Pierangeli di ricevere il passaggio di Casali e depositare il più 11, massimo vantaggio più 11, Tigers che devono rimanere sul campo con la testa, non devono assolutamente farsi scoraggiare. Nasce un tripla dall'angolo di Francesco Forti che scheggia appena il ferro, poi però in difesa
il fallo sanzionato alla formazione ospite, time out con coach Di Lorenzo che vuole dare un attimo la carica ai suoi giocatori che nel giro di un amen tra la fine del terzo quarto e l'avvio dell'ultimo quarto di gioco si sono ritrovati sotto di 11. La situazione si fa pesante qui, occorre tirare veramente fuori gli attributi e tirare fuori anche qualche coniglio dal cilindro, come le fiammate che abbiamo visto nel terzo quarto di Luca Fontecchio piuttosto che quelle nel primo tempo di Matteo Ghirelli. Noi ancora, Giulia, ovviamente ci speriamo. Assolutamente sì, anche se devo dire che questi non sono i Tigers che ho visto scontrarsi contro Zannella Cefalù appunto in trasferta. Spero che il nostro coach trovi le parole giuste per motivarli. E aveva proprio l'area di essere un time out motivazionale quello di coach Di Lorenzo, per dare un attimo una scossa ai propri ragazzi sotto, lo ricordiamo, di 11 punti, 44 a 55 a 8:33 dalla sirena conclusiva di un match che si sta notevolmente complicando. Vediamo come rientrano in campo i giocatori di coach Di Lorenzo dopo il time out, e lo fanno con un fallo ancora una volta lontano dalla palla, e Di Lorenzo si va a prendere anche il tecnico dopo il quarto fallo di Rodolfo Rombaldoni, sanzionato ancora una volta lontano dalla palla, lontano dal cuore dell'azione offensiva di Forlì. Lo ricordiamo perché era Forlì in attacco. È scattata ovviamente la protesta di coach Di Lorenzo, fallo tecnico e quindi tiro libero per Vis Nova Roma con Giulio Casale, che però non trova la retina. Nel frattempo coach Di Lorenzo si è giocato la carta Fontecchio. Fontecchio e Rombaldoni in campo con 4 falli ciascuno, forti a ringhiare su Casale che deve cedere palla, la cede a Staffieri. In questo momento Staffieri, quindi Pierangeli, ancora una volta Giulio Casale. Scorre il tempo, 3 secondi. Attenzione perché la palla arriva sull'arco dei 6:75 nelle mani di Valerio Staffieri, ma il cronometro dei 24 aveva già suonato il suo desio e quindi rimessa per Forlì. Palla in mano a Francesco Forti, capitano Rombaldoni che deve dare una scossa ai propri compagni di squadra. In palleggio, su di lui ovviamente monta la guardia Valerio Staffieri. Rombaldoni si porta piano piano in post basso, poi con quale occhio non lo so riesce a servire schiacciando dal palleggio un'ottima palla sotto canestro per Giacomo Cicognani, che va a subire il fallo della difesa capitolina. 7:45 dalla fine del match. Il punteggio rimane però saldamente fermo sul 44 a 55 sul più 11 ospite. Forti vede largo Rombaldoni, che però non trova il canestro dalla lunghissima distanza. Il rimbalzo va a premiare Roma con la rimessa affidata alle mani di Giulio Casale, che quindi cede la sfera a Matteo Pierangeli. Ancora Casale in punta su di lui, prova a montare una difesa asfissiante Francesco Forti, ma ancora una volta ennesimo fallo fischiato alla difesa dei Tigers. È il terzo fallo personale per Francesco Forti, terzo fallo anche di squadra per i Tigers. La Global Systemic che non riesce ad uscire dall'impasse, addirittura poteva tentare da tre Valerio Staffieri, poi il gioco si evolve ma la conclusione di Barlacco non va a segno. E allora ancora una volta Forti in punta per Cicognani, che vede in area e pesca ottimamente Luca Fontecchio, sul quale in tre vanno a commettere fallo. Cambio intanto anche nelle fila di Vis Nova Roma. Esce Gori, autore del fallo appena sanzionato, alla difesa. Esce anche Barraco, dentro Iannilli e Argenti per la formazione capitolina.
Luca Fontecchio intanto però si deve produrre nei suoi due tentativi dalla linea della carità. Assegno il primo. Muove il punteggio dopo 3 minuti di gioco nel corso dell'ultimo quarto. Forlì lo fa però con un solo 1-2 dalla lunetta per Luca Fontecchio. 45-55, meno 10 a 6-53. C'è tutto il tempo da recuperare, ma bisogna assolutamente cambiare marcia e prova a farlo adesso Francesco Forti, assillando il portatore di palla. Attenzione a Fontecchio che davanti a sé ha un piccolo. Bravo Fontecchio a non cadere nel fallo di sfondamento e bravissimo invece a conquistare un fallo di Giulio Casale. Per Giulio Casale il quarto fallo personale, è il quarto fallo anche di squadra per Vistnova Roma. 6:40, i Tigers provano da questo da questa palla recuperata, da questo fallo guadagnato in attacco, a cambiare il ritmo, a cambiare l'inerzia di una partita che per il momento è saldamente sulla E45 in direzione Roma, direzione Vistnova Simpli Roma, la Vistnova Simpli Roma di coach Martiri. Coach Martiri, allenatore nazionale dal 1992, ha già avuto esperienze in B e arriva appunto al Vistnova Roma nella stagione 2014-2015, provenendo da diverse stagioni in C1. Prima con il Ciampino e poi con Petriana. È stato uno dei protagonisti della promozione in Serie B, prendendo la responsabilità diretta della squadra dopo la vittoria alle finali di Coppa Italia. È inoltre cofondatore della basketcoach.net, sito di riferimento per gli allenatori. Ma quanta ne sai, Giulia? Ma quanta ne sai? Riprendiamo sul punteggio di 45-55, 6:40 al termine del match che deve assolutamente raddrizzare Forlì. Ci prova in questo momento con Rodolfo Rombaldoni dal post basso. Osserva il posizionamento dei compagni, è libero in ala Forti, si va nuovamente al post basso, di nuovo palla fuori, un dentro e fuori che per il momento non riesce a produrre vantaggi sotto canestro fino a questo momento, ovvero fino al tentativo di Giacomo Cicognani che però non trova il canestro. Il rimbalzo è di Roma che sta difendendo benissimo, sembrano un po' nel pallone i ragazzi di coach Di Lorenzo. Attenzione perché il tempo trascorre, 45-55, perde palla malamente però Argenti, non trovando Iannilli, con un passaggio schiacciato a terra e si va dall'altra parte. Rombaldoni a menare le danze, ancora un fallo lontano dalla palla, fallo che viene sanzionato a Valerio Staffieri per il numero 15 in maglia bianco-blu. Si tratta del terzo fallo personale. Staffieri peraltro, Giulia, ancora fermo a 0 punti, se il tabellone non mi racconta menzogne, se non mi ammendasse il tabellone, Staffieri è fermo ancora a 0 punti, esatto. Numero 15 ancora fermo a 0. E Rombaldoni dalla lunetta. Forlì riesce a segnare ormai solo dalla lunetta in questo ultimo quarto. 47-55, torna sotto la doppia cifra lo svantaggio degli arancioneri di coach Di Lorenzo, che vanno a contestare un rimbalzo che però è ancora appannaggio di Vistnova Roma. Iannilli che va a commettere fallo, attenzione perché non si capivano bene gli arbitri. Iannilli, assolutamente sì, viene dato fallo addirittura antisportivo al lungo bianco-blu. Fallo antisportivo al pivottone bianco-blu che poi prova a spiegarsi anche con Matteo Ghirelli. Fatto sta che, come dicevamo prima, Forlì muove il punteggio solo dalla linea dei tiri liberi e continua a farlo con l'ennesimo tiro libero a segno per Matteo Ghirelli. È il terzo consecutivo per Forlì in questo quarto, diventano 4. 11° punto per Matteo Ghirelli che porta i Tigers sotto di 6, 49-55. Evidentemente il timeout di Di Lorenzo ed il successivo anche tecnico, che ogni tanto un tecnico motivazionale ci vuole, ha dato la scossa ai suoi giocatori.
la tripla del capitano Rodolfo Rombaldoni. Forlì ancora in partita, 5:20 dalla fine del match, 52-55, una tripla che scalda il Villa Romiti, una tripla che scalda soprattutto il cuore e la testa dei giocatori arancioneri, che recuperano dal rimbalzo ancora con Luca Fontecchio, palla in mano al capitano, 52-55, sotto appena di 3 punti Forlì. Finta la tripla Rombaldoni, poi si arriva in angolo da Francesco Forti, ancora per Luca Fontecchio, la tripla però è sgamba e si appoggia appena sul ferro, il rimbalzo lungo però è di un lottatore che risponde al nome di Francesco Forti. E Rombaldoni va a sbagliare però dalla media, buono il tentativo del capitano, 52-55, sono già 5 i falli di squadra per Visnova Roma, solo 3 quelli di Forlì, 4:30, 52-55, si prospetta un arrivo sul punto a punto qui sui legni del Villa Romiti, che si sta scaldando con la tifoseria Tigers che prova ad alzare i decibel, mentre sulla sirena dei 24 secondi è Visnova a portare il punteggio sul 52-57, più 5 Roma. Forlì che torna in post basso dalle parti di Rodolfo Rombaldoni, che si avvita con la classe che solo Rodolfo Rombaldoni possiede. Meno 3 Tigers, 54-57, 3:53 dalla fine, palla in mano a Staffieri, si fa vedere in punta e riceve palla per un attimo Argenti. Poi andiamo dall'altra parte con Giulio Casale, che non trova il canestro ma subisce il fallo di Forti. Per Forti è il quarto fallo personale per Francesco Forti, fallo che manda in lunetta Giulio Casale. Entrato intanto Francesco Gori per Visnova Roma, a segno il primo tiro libero di Giulio Casale, comincia a salire la tensione al Villa Romiti, a segno anche il secondo, 54-59, 5 punti di vantaggio per Roma, palla in mano a Rombaldoni, gli monta la guardia ovviamente Staffieri, Rombaldoni palleggio, arresto, tripla che entra ed esce, ed il rimbalzo di Iannilli, un rimbalzo che pesa oro, che vale oro, un rimbalzo che vale oro per quanto pesa Iannelli dall'alto dei suoi 207 centimetri. 54-59, più 5 Roma, palla in attacco, si torna da Iannelli, su di lui prova a ringhiare Cicognani, però Iannelli trova il canestro del 54-61, 7 punti di vantaggio per Roma che deve difendersi da Rombaldoni che trova il pertugio, non trova il canestro, ed il tapin vincente di Luca Fontecchio. Gli uomini di maggiore esperienza di Forlì provano a portarsi la squadra sulle spalle, 56-61, più 5 Roma, palla in mano a Staffieri, si va da Gori, Giulio Casale, su di lui c'è Forti che viene però bloccato da Iannelli. È buona la difesa forlivese, è buonissima la difesa forlivese, perché scadono i 24 secondi a disposizione di Roma e c'è quindi palla recuperata da un'ottima azione difensiva di Forlì, che tutte le volte che deve provare a portarsi avanti trova energia proprio da queste soluzioni difensive. È un ottimo segnale, è un ottimo segnale. È un ottimo segnale per Forlì anche il fallo lontano dalla palla fischiato a Pierangeli, quarto fallo per Pierangeli, fallo che manda in lunetta Rombaldoni sul 56-61, pardon, 2:19 alla termine del match. A segno il primo tiro libero in mezzo al religiosissimo silenzio del Villa Romiti, un Villa Romiti che torna a sperare con il 2-2 del suo capitano Rodolfo Rombaldoni. Meno 3 Tigers, 2:15 al suolo della sirena, una sirena che ancora deve leggere il padrone del match, Forlì che è riuscita a ricucire il meno 11. Attenzione però, perché Staffieri prova a mettere Forlì sotto la botola, tripla, pardon, di Pierangeli,
tripla di Pieranzeli per il 58-64 e poi c'è la palla recuperata, attenzione perché con 1.50 sul cronometro sono momenti fondamentali, sono momenti che stanno continuando a far pendere il risultato dalla parte di Visnova Roma, che addirittura con l'ulteriore tripla avrebbe potuto portarsi a casa praticamente il match a 1.33, però viene sanzionato il fallo di Cicognani sul rimbalzo di Iannilli, 58-64 più 6 per Roma sulla linea della carità. Iannilli, lunghissimo il primo tiro libero. Forlì stava cercando di stava riuscendo a recuperare, poi alla fine invece è incappato in una tripla avversaria, un errore offensivo, la tripla intanto di Rombaldoni, non c'è il canestro ma c'è il rimbalzo di Cicognani, il fallo su Cicognani, ci saranno altri due tiri liberi per Forlì, 58-64, 1.25. Decisamente Roma non fa la stupida stasera. Anzi no, non fa la stupida e fa assolutamente sul serio. Fa decisamente sul serio. Forlì continua a rimanere attaccata al match grazie ai tiri liberi. Va a segno il primo del numero 34 in maglia arancione. 59-64 più 5 Roma. ...60-64 a segno, 2 su 2 per Giacomo Cicognani, 1.20 dice il cronometro del match, 4 punti da recuperare, bisogna difendere, ovviamente può anche giocare col cronometro Roma e lo fa con Casale e Staffieri. Staffieri, palleggio, arresto, tiro e canestro, 60-66... è Staffieri che vuole portarsi a casa il match per Roma. Rombaldoni, attenzione perché gli viene lasciato spazio, si è appostato in angolo Forti che riceve palla adesso, non si prende il rischio della tripla, si inventa un qualcosa che non è né un tiro né un passaggio, perde palla fondamentalmente in attacco Forti, una persa abbastanza sanguinosa per la formazione di Corso Di Lorenzo che su 60-66 va anche a subire la buona penetrazione di Gori, autore del suo decimo punto, ovvero del più 8. Visnova con il time out chiesto da Corso Di Lorenzo sul 60-68 a 35 secondi, un miracolo ormai per Forlì, solo un miracolo può portare i ragazzi di Corso Di Lorenzo alla vittoria, 60-68 a 35 secondi dalla fine, una partita che ormai è andata, poco è servito il tentativo di riscossa degli arancioneri negli ultimi minuti dell'ultimo quarto di gioco con la tripla di Rombaldoni e una serie di tiri liberi che avevano portato Forlì addirittura allo svantaggio di meno 4, il minimo svantaggio nel corso dell'ultimo quarto di gioco. Poi in realtà probabilmente la maggior voglia di portarsi a casa il risultato, la maggiore fame di Roma sta in questo momento facendo la differenza, 60-68. Vediamo cosa può succedere in questi ultimi 35 secondi, sono veramente pochissimi. Forti, stiamo praticamente raccontando gli ultimi frangenti di una probabilissima sconfitta, la seconda consecutiva in casa per i Tigers. 5 secondi addirittura sulla rimessa fischiati a Forti e qui Forlì tira giù la Claire Forlì, 60-68, fallo è il quinto di Luca Fontecchio ai danni di Francesco Gori. Ovviamente doveva fermare il cronometro Fontecchio, dando ovviamente un briciolo di senso a questi ultimi 33 secondi, un segnale comunque di combattività che può essere apprezzato, che ovviamente a nulla serve se non a far sedere il numero 8 forlivese in panchina con il suo quinto fallo. In campo Luca Agatensi per questi ultimi sprazzi di partita. Gori va a segno con il primo tiro libero, 60-69 più 9 per Roma.
sarebbe forse oltremodo punitivo uno svantaggio superiore o pari alla doppia cifra per Forlì, che comunque la sua partita l'ha fatta pur non giocando un ottimo basket che non è stato giocato verosimilmente da entrambe le formazioni. Ghirelli, la tripla è sul ferro e con 21 secondi ancora da raccontare, 21 secondi che cominciano con l'applauso di Iannilli. La rimessa è di Forlì, Forti, Rombaldoni deve provare la tripla, la prende ma non la trova, il rimbalzo di Cicognani che sbaglia l'ennesima conclusione a due passi dal canestro. 10 secondi, 9, 8, è sconfitta per i Tigers, la seconda sconfitta consecutiva che matura con la tripla di Argenti, che va addirittura a giustiziare la Global System Tigers Forlì con il punteggio di 60-73, un punteggio eccessivo ma una sconfitta che tutto sommato ci può stare per quanto si è visto in campo. Visnova Roma, Giulia, probabilmente ci teneva di più, aveva più fame con lo zero in classifica da muovere. Molto probabilmente sì, erano mossi dalla stessa fame che ha mosso poi noi in trasferta contro Cefalù. Speriamo di rifarci presto e che dire, tanta la delusione, ma siamo convinti di poter fare meglio, l'abbiamo dimostrato e lo dimostreremo. Può giocare sicuramente meglio Forlì, che dalle sconfitte ha già dimostrato di saper trarre giovamento. E ci risentiamo allora per raccontarvi il prossimo incontro casalingo del 5 novembre, Global Sistemi Forlì Barcellona, mentre il prossimo turno vedrà i ragazzi di coach Di Lorenzo impegnati in quel di Napoli, forse. Buona serata a tutti.